Mezzanotte 27 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Per cominciare da Fort Lauderdale, che è una zona, una città che si trova in Florida, nel cui aeroporto c'è stata oggi all'una ora locale una sparatoria. Un uomo, un giovane militare americano, ha estratto una pistola, ha fatto fuoco sulle persone in attesa dei bagagli, nella sala del ritiro bagagli. 5 morti. 8 i feriti. Vediamo quanto è accaduto. Nell'area dell'aeroporto dove si ritirano i bagagli c'erano centinaia di persone quando quel ragazzo ha iniziato a sparare. Si sono buttati tutti a terra, lui non ha detto una parola, fermo e deciso, l'arma in mano, puntava alla testa delle sue vittime, ha raccontato un testimone. L'allarme nello scalo di Fort Lauderdale, il secondo più grande della Florida, è scattato subito. L'aeroporto è stato chiuso, le strade di accesso bloccate, molti passeggeri sono stati fatti evacuare direttamente sulle piste. Intanto lì, nel Terminal 2, quel giovane ha continuato a sparare. Qualcuno già ferito è riuscito a fuggire, per altri non c'è stato scampo. Quando la polizia riesce a fare irruzione, l'attentatore non dice nulla, si lascia ammanettare, non c'è bisogno di colpirlo. Gli uomini dell'FBI lo portano via, indosso ai documenti, sarebbe un 26enne americano di origini ispaniche, ha con sé un tesserino militare, si chiama Santiago Esteban. Qui nell'aeroporto ci è arrivato come passeggero, sceso da un volo partito dall'Alaska. La pistola era nel suo bagaglio controllato e poi caricato nella stiva, con un tesserino militare e tutto regolare, sempre che quel tesserino sia ancora valido. L'arma l'ha recuperato una volta arrivato nel bagno del terminal. Sembra che su quel volo avrebbe litigato con dei passeggeri. L'FBI già lo conosceva, piccoli precedenti e qualche problema mentale dopo una missione in Iraq, tanto da essere ricoverato in un ospedale psichiatrico. Dopo la sua cattura i soccorritori contano 5 morti e una dozzina di feriti, 8 sono gravi. Poco dopo scatta un nuovo allarme, sembra ci sia un altro attentatore. Sono gli investigatori, qualche minuto dopo, a spiegare che la situazione è ancora fluida, ma non ci sono nuovi attacchi. Ora bisogna capire come mai quel giovane abbia deciso di compiere questo attacco. Tutto fa pensare che non si tratti di terrorismo, ma lo sceriffo dice è troppo presto per escludere qualsiasi pista. E l'aeroporto infatti è ancora chiuso e sotto controllo, emergono nuovi particolari. Il ragazzo era stato congedato con onore pochi mesi fa, quando era anche diventato padre. A quel periodo, sembra, da quello che dicono i familiari, risalgono i primi segni dei disturbi mentali. Intanto rimaniamo negli Stati Uniti, perché oggi è stato diffuso alla stampa il report dei servizi segreti sugli hackeraggi che sono stati compiuti durante la campagna elettorale. Vladimir Putin in persona ha ordinato azioni mirate a favorire Donald Trump, lo stesso Trump che oggi ha incontrato i vertici dei servizi segreti, ai quali ha già detto giorni fa che saranno tutti sostituiti. È una caccia alle streghe, Donald Trump etichetta così la vicenda hacker russi, lo dice poco prima di incontrare i vertici dell'intelligence americana. I servizi hanno già consegnato il loro rapporto sulla vicenda hacker al Congresso e al presidente uscente Barack Obama nelle stesse ore. Intanto continua il lavoro della squadra di transizione repubblicana, che perde un primo pezzo importante, è Jim Woosley, ex direttore della CIA, già al servizio di 4 amministrazioni. Disagio e disaccordo con tutti e su tutto, queste le ragioni del forfait. Disaccordo in primis con Michael Flynn, l'ex generale nominato da Trump consigliere per la sicurezza nazionale e architetto della prossima riforma dei servizi segreti. Flynn, che oggi si è scontrato, pare, con un altro protagonista del futuro team presidenziale, il neo capo del Pentagono, James Mad Dogs Mattis. Lui e Flynn hanno visioni diverse su certe nomine. In fatto di difesa l'atmosfera sembra pesante, dicono da Washington. Infine gli exit memos del governo uscente, forse l'ultima mossa d'effetto di Obama prima del suo saluto finale. Si tratta di migliaia di appunti per ricordare al successore cosa ha fatto da chi lo ha preceduto alla Casa Bianca. Una valanga di documenti cartacei sul nucleare iraniano, clima, Cuba, copertura sanitaria e ancora riprese economiche e occupazione. Lascio l'America più sana di come l'ho trovata, ha dichiarato oggi. Sosterrò la riforma sanitaria solo se migliore di quella varata dalla mia amministrazione. E dal rapporto si evince che oltre ai cyberattacchi sarebbero stati utilizzati anche account finti, agenzie governative russe e media pagati da Mosca. Inoltre il rapporto sostiene che la Russia potrebbe fare altrettanto con le prossime elezioni in Europa, per sé in Europa, Germania e Francia. E adesso ci occupiamo di un altro fronte di crisi bancaria che si è aperto in Italia, riguarda i risparmiatori delle banche Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che avrà
daranno indietro come restituzione di quanto investito solamente il 15%. Non mancano le polemiche politiche. Per sapere se potranno avere un risarcimento di quanto perduto, i 100.000 soci della Banca Popolare di Vicenza e di circa 75.000 di Veneto Banca dovranno aspettare lunedì prossimo, giorno nel quale sono stati convocati i rispettivi consigli di amministrazione dei due istituti. Solo con il via libera dei due CDA, infatti, potrà prendere il via il piano che ammonta, euro più euro meno, a circa 600 milioni. In realtà non sarà un risarcimento pieno di quanto andato in fumo, si parla di 11 miliardi, ma una sorta di parziale indennizzo quantificabile nell'ordine del 15% del valore dell'azione al momento dell'acquisto. Il Fondo Atlante, che detiene la proprietà dei due istituti di credito, crede nel piano che avrebbe come obiettivo primario quello di ricostruire il percorso di fiducia nelle due banche, ma anche, forse soprattutto, quello di ridurre il rischio di eventuali contenziosi e cause giudiziarie. Un rischio, quello di finire davanti ad un giudice, che al momento resta ancora elevato, anche perché il piano ha già incassato la bocciatura delle associazioni per la tutela dei risparmiatori, che hanno definito l'offerta come irricevibile. E poi c'è la polemica a distanza tra il sindaco di Napoli De Magistris e lo scrittore Roberto Saviano. I due non si amano almeno da 5 anni, da quando Roberto Saviano spiegò che il sindaco Luigi De Magistris faceva come Johnny Stecchino quando dice che il problema di Palermo è il traffico. La stessa polemica di oggi, ma stavolta più feroce, col sindaco che accusa lo scrittore. Saviano, sei solo un brand, ti stai costruendo un impero sulla pelle di Napoli, stai facendo ricchezza sulle nostre fatiche. E Saviano che risponde, sindaco, ti infastidisce la realtà, stai al vomero e te ne freghi delle periferie controllate dalla Camorra. Una disputa sul rinascimento napoletano, se la città sia in mano a una camorra minorenne, come dice Saviano, o se Napoli sia cambiata, abbia rotto il rapporto fra mafia e politica e viva un riscatto morale, come sostiene invece il sindaco. La questione è cominciata dopo la sparatoria dell'altro giorno a Forcella contro un gruppo di ambulanti senegalesi che si opponevano al pizzo. Un proiettile ha ferito una bambina. Questa città non è cambiata, aveva detto Saviano in un'intervista a Repubblica, criticando il sindaco con l'accusa di velare Napoli. Illudersi di risolvere problemi strutturali, urlando al turismo, alle feste di piazza, è da ingenui nella migliore delle ipotesi, nella peggiore diventa connivenza. De Magistris gli ha risposto su Facebook, caro Saviano, non speculare sulla nostra pelle, vieni qui, mischiati a noi, non sei il depositario della verità, ti devi rassegnare, Napoli è cambiata, siamo la prima città in Italia per crescita culturale e turistica. Saviano ha controrisposto, per De Magistris il problema non sono i killer, per carità, ma Saviano che ne parlerà. Calcio dopo 3 settimane torna al campionato di Serie A, si ricomincia con gli anticipi dell'ultimo turno del girone d'andata, lo scontro salvezza in Palermo e la sfida del San Paolo tra Napoli e Sampdoria. Il tecnico Maurizio Sarri ha convocato anche il nuovo acquisto Leonardo Pavoletti, ma l'attaccante arrivato nel mercato di gennaio partirà dalla panchina partenopea. In classifica il Napoli è terzo, a -3 dalla Roma, impegnato domenica sul campo del Genoa e a -7 dalla capolista Juventus. I bianconeri, che hanno una gara da recuperare, completeranno il quadro della 19ª giornata affrontando il Bologna nel posticipo casalingo di dopodomani sera. Mezzanotte 35, ci fermiamo qui, l'informazione come sempre è domani mattina alle 7. Arrivederci.